Cesare è il primo romano a mettere piede in Britannia. Posta oltre i limiti del mondo conosciuto, la Britannia appariva alle legioni romane come una terra lontanissima e sperduta, avvolta da nebbie perenni e circondata dall'oceano. Erano le colonne d'Ercole dell'estremo settentrione. Stando a quanto si legge nel quinto libro del De Bello Gallico, Cesare aveva progettato una spedizione in Britannia già nel 56 a.C. L'operazione non era andata a buon fine a causa dei combattimenti contro Morini e Menapi, tribù belgiche che controllavano lo stretto di Dover. Per questo, nel 55 a.C., quando decise di tentare una seconda spedizione, da prudente calcolatore qual era, Cesare non lasciò nulla al caso e non si espose prima di aver ottenuto il maggior numero di informazioni possibili, affidandosi ad emissari e spie. Dopotutto egli sapeva che non sarebbe stata una spedizione di routine e priva di pericoli. Si trattava invece di un'impresa di tipo nuovo, isola sconosciuta, genti sconosciute e soprattutto mare sconosciuto e pericolosissimo. Sbarcato con una certa difficoltà il 27 agosto del 55 a.C., Cesare dovette affrontare immediatamente l'assalto dei britanni, che sin dall'inizio adottarono contro le truppe romane la tattica della guerriglia, evitando lo scontro in campo aperto e ricorrendo alla rappresaglia. Questo creò non pochi problemi alla pur potente macchina da guerra romana. Un altro punto di forza dei britanni fu l'unità. Sebbene i vari clan dell'isola fossero perennemente in lotta tra loro, l'esigenza di far fronte a un nemico così potente fece dimenticare le lotte intestine. Essi si associarono per la difesa comune, affidando il comando temporaneo ad uno dei più potenti capi locali. Costui, Cassivellauno, era il capo della tribù dei Cattavellauni, stanziati oltre la riva nord del Tamigi. Nonostante questi punti di forza, i romani alla fine ebbero la meglio. I britanni furono costretti ad accettare la sottomissione e a pagare un tributo annuale. Cesare tornò in Gallia nel 54 a.C. senza aver fatto conquiste territoriali in Britannia, limitandosi a creare una serie di clientele che portarono questa terra nella sfera di influenza di Roma. Da qui scaturirono rapporti commerciali e diplomatici che aprirono alla successiva conquista da parte dell'imperatore Claudio, poco più di un secolo dopo, nel 43 d.C.